Quando domenica scorsa Paola Borgna mi ha comunicato commossa, come oggi, la scomparsa del professor Gallino, ho subito sentito l'esigenza di partecipare a questa tristissima notizia ad alcuni autorevoli sociologi italiani, tra cui Alessandro Cavalli, che è a Berlino, Arnaldo Bagnasco, Cesareo e altri. Tutti docenti emeriti, un po' più giovani di lui, ma che hanno condiviso con lui la passione per la nostra disciplina. E mi ha colpito al telefono la loro unanime reazione, perché tutti mi hanno detto: è morto un maestro della sociologia. È stato per tutti un grande maestro, una figura che ha offerto un contributo decisivo per le scienze sociali, non solo in Italia. Tutti noi, suoi allievi, che ci siamo laureati con lui, che siamo stati contagiati da questo sapere tramite lui, che al di là dei nostri limiti personali abbiamo cercato di seguire i suoi passi, abbiamo sperimentato questa sua grande qualità, il suo essere per noi un maestro. Il maestro di una disciplina a forte tensione etica, come la interpretava, e politica, che deve sempre nutrirsi, tenere insieme teoria e ricerca empirica, deve essere svolta con metodi rigorosi, privilegiando la sistematicità, informata da spirito critico, lungimirante e attenta al nuovo che avanza. Non esito ad affermare che l'incontro con il professor Gallino ha dato un particolare indirizzo alla mia vita. No, si dice in gergo, ha cambiato la vita, ci sono delle figure che ti cambiano la vita. Non solo per la professione che poi ho scelto. Mi sono laureato con lui intorno alla metà degli anni 70, con una tesi su giovani e religione, un tema allora non molto frequentato, anzi piuttosto marginale, svolta tramite un articolato questionario applicato personalmente a 300 giovani estratti a caso dalle liste elettorali di Torino. Un'impresa oggi impensabile. Non era un suo campo di interesse, ma Gallino ha assecondato questo mio desiderio tematico. E dopo la laurea mi ha stupito nel chiedermi: cosa intende fare adesso? Beh, gli ho risposto: professore, mi cerco un lavoro fuori dall'università, perché qui all'Istituto di Sociologia, in quello scantinato, no, di Palazzo Nuovo, 60 metri quadri, dove c'erano 20-25 giovani, mi sento un po' il calimero della situazione, visto che i temi prevalenti sono ben diversi dai miei interessi. Qui non c'è spazio, non c'era spazio per la sociologia dei giovani o per la sociologia delle religioni, visto che ci si applicava per lo più ai temi della struttura di classe, della lotta di classe, delle formazioni economico-sociali, del modo di produzione, del lavoro, del sindacato e così via. E lui di rimando mi dice: ma se vuol rimanere, resti, perché non c'è bisogno che modifichi i suoi interessi di studio. Vedrà che col tempo i suoi temi diventeranno importanti. Ecco un esempio della lungimiranza di Luciano Gallino. Gallino poi è stato, per me e per molti di noi, un maestro che ha dedicato molto del suo tempo prezioso alla nostra formazione, che ha investito molto su di noi, sia con l'esempio, no, quanto abbiamo appreso per osmosi, standogli fianco a fianco, sia con consigli mirati e intelligenti, sia ancora con costante monitoraggio della nostra produzione scientifica, invitandoci ad esempio a non disperderci nello studio, a non applicarci a troppi temi, a privilegiare personalmente non più di due temi di studio di ricerca, diceva, non uno soltanto, ma due.
perché il procedere su un doppio binario aiuta a non fossilizzarci su un solo argomento e amplia le prospettive di indagine. L'invito ancora a scegliere dei campi innovativi e non già sufficientemente arati, a leggere la realtà in modo controcorrente, se possibile. Ricordo il tempo che mi ha dedicato per migliorare i miei lavori quando mi convocava talvolta nello studio di casa sua per discutere i miei scritti. Fogli e correzioni con i suoi appunti di scrittura minuta, con quei segni in matita che conservo tuttora non come feticci, ma come prova della cura gratuita di un maestro nei confronti di un suo allievo. Sono molti ovviamente i ricordi, ma Gallino non è stato solo un maestro esigente, generoso e per alcuni aspetti austero. C'è anche un lato umano e relazionale, a suo modo affettuoso, di cui serba un fecondo ricordo. Come quando mia moglie e io ce lo siamo visti in chiesa al nostro matrimonio, al termine del quale ci ha detto di essere stato colpito dal clima, dai gesti e delle parole di quel rito, ma di non potersi fermare poi alla festa che sarebbe seguita, era un sabato pomeriggio, perché la famiglia lo reclamava dopo tutta una settimana di impegno. Lui, laico, che per rispetto e attenzione partecipa al nostro rito religioso, mentre molti amici e colleghi cattolici avevano disertato il momento in chiesa per festeggiarci al ristorante. O ancora quando, al termine di un anno accademico, aveva accettato l'invito di noi studenti a una cena sul lago di Avigliana, là dove è emerso il professore che non ti aspetti, felice di stare con gli studenti del suo corso e che a un certo punto del dessert si mette ad assaggiare col cucchiaino i gusti delle diverse coppe di gelato che ognuno di noi aveva ordinato. Ho ceduto nei ricordi personali perché la grandezza e l'autorevolezza di un uomo e di uno studioso la si percepisce meglio guardando il suo vissuto, alle dinamiche quotidiane, ai rapporti coltivati e condivisi. E anche perché la sua rilevanza di studioso è già emersa con tutta evidenza nel cordoglio pubblico, anche questa mattina, che ha accompagnato la sua scomparsa. Ho ricordato di più il maestro degli anni della nostra formazione, mentre altri si sono soffermati sul contributo da lui offerto negli anni recenti, la cui tensione etica e politica a me hanno sempre fatto pensare a Gallino come a un Amartya Sen della sociologia. E poi Gallino, che fino all'ultimo è impegnato nel suo lavoro di studioso, che termina i suoi giorni solo dopo aver consegnato alle stampe il suo ultimo e sempre qualificato libro, perché ognuno di noi va incontro alla morte con la stessa dignità con cui ha vissuto. Di qui il mio grazie, caloroso, affettuoso e commosso.